Ah, ne uscirò a tutti. Oggi vedremo vari aggiornamenti del wiki. Ok, se questi idioti si decidono a caricarsi. Ok. Vabbè, questo è il comic book che poco ci interessa. Lo Spring Event. Il Wid Revamp continua. Lo script revamp, lo script swapping system, cioè che in sintesi voi avrete un albero skill simile ai doppi alberi skill, avete uno skill tree intero con tutte le skill maxate, passive, tutte le skill che volete, tutte le skill maxate fino alla fine dell'evento, il power up system che era solamente un troll e l'ultimate sage storm che era sempre un troll, mi pare che era un troll. Arriva il suono, comunque, 15, questi sono gli aggiornamenti. Grazie mille, ok. Quindi in sintesi il fatto dello stage 1 che torni a classaggio basso al primo classaggio quando perdi il potere era sempre un troll. Cosa epica poi? La cosa epica? A New Awakening. Vabbè. I terzi classaggi. Che in realtà è solamente un troll. Giuro ci sono rimasto di merda quando l'ho detto. Pensavo fosse vero. Ok, The New Awakening. Entreremo in futuro. Sì, i terzi classaggi sono tutti un troll. Ok, un'altra cosa bella poi. Un'altra cosa bella poi è. Fanculo alle pagine che si chiudono. Vediamo un po' se la trovo. L'imperiale Elethis. Grazie Elethis, sei bellissima, credimi. No, no, veramente sta bene. È uno degli imperiali più belli che abbia mai visto. Giuro. Non sto scherzando, specie la coroncina. Poi il Crayon Popper Protector. E poi anche per i maschi. La cosa epica poi. Madonna. L'ho visto oggi nel forum perché io ho la tendenza a spiattellare nel forum. Per vedere un poco quello che fanno i nostri amici. Ancora Return Heroes. Ciao Return Heroes. Ciao. Scarichi il potere di dare la tettola, la stessa cosa mia. Bravo, bravo, bravo. Molta gente qui te l'ha in assoluto. Il nostro caro Emma, che c'è casa me di fare il coglione. Grazie Emma, sei molto gentile. Ok. Comunque. Le apri il full scutin. Oddio. Oddio. No, questa è da saltare. Questa è da salvare. No, no, questa è da salvare. Come ha detto Return Heroes, che ha detto? Lucon e Cielina. Cielina e Lucon. No, dopo questa quitto, ragazzi, ve lo giuro. Dopo questa non so altro che fare. Perché nelle April Cutscenes solitamente il maschio diventa femmina e la femmina diventa maschio. Cielina e Lucon. Bravo Return Heroes. Bravo. Queste se le meritano. Poi ci sta anche l'evento degli anelli. Che dopo 30 minuti ottiene un anello dorato. Non so però come funziona l'evento. Perché come si ottengono gli argentati ad esempio. Vali se lo sai spiegamelo tu. Comunque. Questa è la cutscene di Cielina e Lucon. Quindi al prossimo video, gli ultimi aggiornamenti, arrivederci e ciao!